ricercatore trova fossa comune sul monte Lemmerle, finanzia gli scavi ma ad un anno di distanza non è stato fatto nulla. Voletto difende le scelte sul ponte, la decisione di controllare l'avvallimento è stata giusta, lo dice il TAR. Muro crollato ai Parolini, Campagnolo promette subito il progetto e a inizio 2017 via i lavori. Pedemontane, 5 Stelle chiedono lo stop ai lavori, la Lega replica, sono degli irresponsabili. Si presenta il nuovo abate di Bassano, sono un uomo semplice, se mi incontrate per strada chiamatemi Andrea. Il direttore delle US 3 e 4, Giorgio Roberti, sbatte su Facebook, ha aperto una pagina sul social network. Blitz della finanza, controllati cinema, aziende, ristoranti e agriturismi in tutta l'Alta Padovana. Buonasera telespettatori, in apertura vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile e di come la burocrazia stia bloccando una scoperta archeologica importantissima. Vi raccontiamo la storia dei fanti dimenticati del Monte Lemmerle. Questi resti rimangono ancora in quella che è verosimilmente una fossa comune in una zona interessata da asprissimi combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale per colpa della burocrazia. È tutto bloccato. Se potessero ancora parlare, esprimerebbero tutto il loro sdegno. Sono i fanti dimenticati, sepolti sul monte Lemmerle, dove durante la Grande Guerra hanno sacrificato la propria vita per la patria. Succede nell'anno in cui si celebrano i 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Paradossale. Alessandro Gualtieri, storico e scrittore, insieme all'amico e ricercatore Giovanni Dalle Fusine, poco più di un anno fa hanno scoperto quella che presumibilmente potrebbe essere una fossa comune dove sono stati sepolti soldati italiani e austro-ungarici. Sono ancora lì. La storia è questa. Durante le riprese di un documentario è stato ritrovato prima un elmetto. Scavando più a fondo è emerso il teschio di un soldato. Immediatamente i ricercatori hanno allertato Procura e ULS. Per il recupero Gualtieri ha pagato di tasca propria 4.000 euro. Dopo un primo intervento di riesumazione avvenuto frettolosamente a luglio del 2016, in cui sono state scoperte tre tibie sinistre di tre diversi soldati e diverso materiale bellico, tutto si è fermato. Gualtieri ha provato a chiedere informazioni all'ULS 6 di Vicenza, ma non ha ricevuto risposta. Non mi è dato di sapere se e quando gli scavi ricominceranno, quanti denari in effetti sono stati impiegati per l'operazione di un giorno e mezzo di scavo e quanti ne sono stati avanzati. Per usare un termine militare, silenzio radio, nessuno più si è fatto vivo e non le danno informazioni. Un fastidiosissimo e assordante silenzio radio, non lo dico con uno spirito polemico, ma lo dico con spirito estremamente patriottico. È stato lo stesso Gualtieri a chiudere lo scavo, a coprire i resti di quei poveri soldati che nel 1916 hanno affrontato il nemico in una delle battaglie più cruente del conflitto, conosciuta con il nome di Spedizione Punitiva. Ci troviamo davanti a quella che potrebbe essere forse il cappello da utilizzare per concludere questa serie di commemorazioni, quindi un'occasione di unire concretamente, fisicamente il passato al presente attraverso le spoglie di soldati che hanno dato la vita, in questo caso per la nostra patria, ma ancora una volta mi trovo molto amaro in bocca, in questo caso estremamente quasi disperato, mi si conceda il termine, nel constatare questa mancanza di interesse pressoché generalizzata da parte delle istituzioni. E ricordiamo che domani alle 13.15 andrà in onda una lunga intervista ad Alessandro Gualtieri durante la nostra linea diretta. E a proposito di burocrazia, sentite cosa ha da dire il sindaco Poletto sul Ponte Vecchio. Il compito del sindaco della giunta è approvare il progetto e il quadro economico. Ovviamente sindaco e giunta non possono interferire con le procedure di gara perché sarebbe una turbativa e qui siamo nel penale, non nell'amministrativo. Il sindaco difende a spada tratta le sue scelte, quelle dell'assessore Campagnolo. Politicamente dice non sono stati fatti errori. E poi ricorda che in Italia, per come è concepita, la normativa sugli appalti può nascondere delle insidie dietro ogni angolo. Purtroppo il sistema normativo è molto incerto e la giurisprudenza è ancora più variegata. Per dire in maniera semplice, in ogni guado si sceglieva una direzione piuttosto di un'altra
ma nessuna delle due era esente da ricorsi. Il TAR ha riconosciuto la correttezza dei controlli sull'avvallimento della Vardanega e anche la firma del contratto con la Inco era supportata da un parere legale e soprattutto da due sentenze favorevoli al comune. Poletto rispedisce al mittente la richiesta di dimissioni e allontana anche l'ipotesi ricorso. Io non ho una grande passione per le carte bollate, quindi se posso evitare ulteriori passaggi giudiziari è meglio, anche perché poi vediamo che gli esiti sono sempre alquanto incerti. Ora l'importante è aprire il cantiere velocemente e salvare il ponte. Il must, l'obbligo è fare i lavori il più presto possibile, a questo punto a gennaio, quelli diciamo importanti del progetto di restauro e subito da questi giorni quelli in emergenza per la messa in sicurezza. Se si finisce incastrati negli ingranaggi della macchina burocratica di questo paese, difficilmente se ne esce integri. E la storia dei lavori del ponte di Bassano ci conferma questa caratteristica tutta italiana. Fa notizia, naturalmente, il fatto che sia implicata un'amministrazione pubblica. Allora, o si semplifica l'iter procedurale, garantendo comunque il rispetto della legge, o difficilmente questo paese uscirà dal pantano in cui è finito. E il nostro TG Linea Aperta si occupa proprio di questa vicenda con il seguente quesito. Via libera del TAR, ora il Comune può salvare il Ponte Vecchio, quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Muro crollato al Parolini, l'assessore Campagnolo promette, ad inizio del prossimo anno faremo partire i lavori di sistemazione. Vi abbiamo raccontato la storia del muro crollato dell'Istituto Parolini, meglio definirla un'odissea perché da 7 anni nessuno interviene e il campo che un tempo veniva utilizzato dagli studenti rimane interdetto. È un'eredità che la precedente amministrazione ha lasciato sulle spalle della nuova, non era stato aperto alcun tipo di fascicolo e ora si cerca di mettere una pezza. Sono giuste le richieste e le sollecitazioni che sono arrivate, gli uffici sono già attivati, si sono attivati in questo periodo per fare un progetto di ripristino di quel muro e ovviamente poi bisogna trovare la copertura economica che speriamo non sia alta. Occorre trovare le risorse. Negli ultimi 12 mesi sono stati spesi 500.000 euro per interventi su frane e problemi idrogeologici e da questo capitolo si cercherà di recuperare i fondi. L'assessore assicura un intervento rapido. Io intanto vorrei che ci fosse un progetto di intervento e un capitolo di spesa, quindi un'ipotesi di spesa chiara da qui ai prossimi mesi, insomma, quindi prestissimo. Poi se riusciamo già a finanziarlo entro fine anno, cosa che probabilmente non è così semplice, però magari per inizio 2017 credo che il timing sia un timing che si può rispettare. Ricordiamo all'amministrazione comunale però che con la stagione delle piogge alle porte è necessario mettere almeno in sicurezza la zona. I sassi non aspettano di certo l'approvazione dei progetti per cadere. Serve quindi un intervento di contenimento e bisogna anche segnalare il problema a chi percorre la sottostante passeggiata lungo il Brenta. Sulla pedemontana è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord con reciproco scambio di accuse. Insieme vorremmo ripensare un progetto di pedemontana alternativa, un nuovo progetto di una strada utile al territorio. La pedemontana non sa da fare. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle in regione. Nelle scorse ore c'è stato un incontro con alcuni sindaci del territorio che giovedì saranno a Roma proprio per parlare della grande infrastruttura. Per i pentastellati ci sono delle soluzioni alternative e poi sollecitano il pagamento degli espropri. Secondo me sarà obbligatorio pensare a dei progetti alternativi, anche perché finora c'è un problema, dei problemi, che la strada è stata costruita sulle spalle degli espropriati, perché gli espropriati non hanno ancora ricevuto un euro e quindi, soprattutto nella provincia come la mia, il settore dell'agricoltura è penalizzato tantissimo. Fermare i lavori ora è una follia. Questa è la replica del capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco. E in effetti, guardando dall'alto lo stato di avanzamento della grande infrastruttura, si capisce che un eventuale stop aprirebbe una ferita nel cuore del Veneto che non si rimarginerà mai più. Ci vuole un bel coraggio a fare certe affermazioni. Chi vive nei tratti interessati alla pedemontana sa benissimo qual è la situazione. Interrompere adesso l'opera vorrebbe dire lasciare un ecomostro ambientale con tutti poi i rischi che ne deriverebbero. Abbiamo tutta una serie di strade e viabilità che sono state completamente interrotte a causa della realizzazione di quest'opera. Il nuovo abate di Bassano si presenta alla città e dice: sono pronto ad ascoltare tutti e voglio conoscere i problemi del territorio. L'impressione potrebbe essere quella di un grande fascino,
che si riceve, un grande magnetismo che questa città comunica, e soprattutto io direi il desiderio di conoscerla, ecco, e per me significa mettermi in ascolto. Io mi sento chiamato all'ascolto, mi sento chiamato ad attraversarla questa città, come ho detto anche domenica, mi sento chiamato ad annusarla, a respirarla, a farmi conoscere e a conoscere. Queste le prime sensazioni del nuovo abate di Bassano, Don Andrea Guglielmi. A 48 ore dalla sua prima messa si mette a disposizione della città. È curioso, vuole capire le dinamiche e le difficoltà del territorio. Inoltre vuole stare accanto alle persone di ogni età. Siamo un vicariato di preti con un'età media molto bassa. Questo significa che non sono chiamato io a prendermi cura dei giovani, ma saremo chiamati insieme a prenderci cura dei giovani e anche dei meno giovani. Don Andrea avrà un approccio molto semplice e chiede ai bassanesi di fare lo stesso con lui. Io credo che la sintesi rimanga comunque il Vangelo. Ecco, quando siamo centrati lì possiamo essere di qualsiasi età, di qualsiasi stile, di qualsiasi approccio, però siamo centrati bene e radicati bene. Io cercherò di essere in ascolto sempre, oltre che della città e dei bassanesi, in ascolto del Vangelo. E il direttore generale delle ULS 3 e 4, Giorgio Roberti, sbarca su Facebook. È stata aperta una pagina sul noto social network per raccontare le attività e le iniziative delle aziende ospedaliere di riferimento del territorio. Si tratta del modo più veloce ed immediato per parlare con gli utenti, un filo diretto con i cittadini che potranno così commentare le notizie e chiedere chiarimenti in merito alla sanità bassanese e anche dell'Alto Vicentino. Controlli invece a tappeto dei carabinieri nei bar. Bassano, violazioni delle regole. La movida nel bassanese si becca decine di migliaia di euro di sanzioni. È una sintesi di quanto hanno constatato i carabinieri della compagnia di Bassano, supportati dal nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza e dal NAS di Padova, che hanno condotto decine di controlli all'interno dei locali pubblici del territorio durante tutto il mese di settembre. Sono stati scoperti decine di lavoratori in nero e per questo i titolari sono stati multati pesantemente. Positivo invece il bilancio per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Nessun problema su questo fronte. Ed è stata aperta un'indagine sull'operaio schiacciato da una benna. Crespano, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Treviso sulla morte di Lavinio Reginato, il 58enne schiacciato da una benna caduta da un escavatore. La magistratura vuole verificare eventuali responsabilità e capire come mai il pezzo si sia staccato così facilmente dal mezzo. È stata disposta l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Reginato doveva con i colleghi iniziare i lavori di costruzione della nuova scuola di Crespano. Lascia la moglie e due figli che dopo la tragedia sono immediatamente corsi al cantiere. E a Schio, il professore scampato al terremoto di Amatrice torna in classe. Schio, scampato per miracolo al disastro del terremoto che a fine agosto ha colpito il centro Italia, il professor Angelo Catena, originario del paesino laziale di Amatrice ma trapiantato nel Vicentino dalla fine degli anni 70, sabato mattina è stato ricevuto calorosamente al liceo scientifico Tron di Schio, dove insegnanti, studenti e tutto il resto del personale attendevano da settimane di poter dargli un sincero bentornato. Ad accoglierlo, all'ingresso della scuola, un maxi striscione con scritto «Bentornato Angelo, il Tron ti abbraccia forte» e centinaia di persone schierate sulla scalinata, nel portico e nell'androne centrale che lo hanno applaudito, salutato e abbracciato. Il professore, che insegna informatica, è ben voluto da tutti quanti. E il comune di Bassano riapre il bando per chi vuole aprire un'attività in centro. Il Comune ha riaperto i termini del bando Nuova Impresa per l'assegnazione di contributi per la promozione di attività artigianali e commerciali in centro storico. Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 12 ottobre per presentare la richiesta. Tra tutte le domande pervenute si selezioneranno 5 progetti per un importo massimo di 4.000 euro ciascuno, finalizzati a sostenere attività all'interno del centro storico ed in particolare ricadenti nella città antica, nel borgo Angarano e nel borgo Leon. Con questo bando alla prima edizione, ha sottolineato l'assessore Giovanni Cunico, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione complessivamente 20.000 euro ed essendo una misura sperimentale per favorire al massimo la partecipazione delle imprese, è stato stabilito che, come previsto dal bando stesso, si riaprissero i tempi di presentazione delle richieste per qualche giorno. Tutte le info sul bando si possono trovare sul sito del Comune.
Girandola di parroci nelle parrocchie del territorio, il sindaco di Nove scoppia in lacrime. Cassola, si sono insediati i nuovi sacerdoti per la nuova unità pastorale di San Giuseppe e San Zeno, grosse parrocchie cassolesi che con San Giuseppe hanno anche una fetta di territorio di Bassano. Le chiese gremite, sabato sera San Giuseppe e domenica San Zeno, hanno accolto i tre preti, don Stefano Caicchiolo e don Vittorio Gnoato, parroci in solido, e il collaboratore pastorale don Adriano Tessarollo. Presenti non solo i fedeli cassolesi, ma anche le famiglie dei pastori e i gruppi che arrivavano dalle comunità di partenza. In particolare Nove ha seguito don Stefano Caicchiolo per salutarlo nel suo nuovo incarico. Il sindaco Chiara Luisetto non è riuscita a trattenere l'emozione, lasciandosi andare a un pianto prolungato. E adesso vi raccontiamo l'iniziativa di un'azienda del territorio, la Idra, che ha portato dipendenti e clienti a visitare Vicenza. Ma sentite il perché. L'attestato di città, diciamo, lo si ha attorno al VI secolo avanti Cristo, in cui veniva chiamata Berga, città paleoveneta. Una giornata dedicata alla storia e alla cultura, alla scoperta delle città più importanti del Veneto. L'anno scorso Padova, domenica Vicenza. È diventato ormai un appuntamento fisso quello che Idra, azienda dinamica nel campo della vendita di materiale termo-idrosanitario, ha organizzato con i propri collaboratori, famiglie e clienti. Un giro per conoscere le bellezze che ci circondano. Noi vogliamo creare una tradizione, che è quella di dire quando si offre qualcosa, quando si vuole stare assieme, dare anche qualcosa che è diverso dal solito volume o dal business. Ci vogliamo conoscere in amicizia e dire che comunque si vive anche d'altro. Quando si parla e dice guarda, il messaggio che vogliamo dare poi quando si va a visitare la città e le culture è anche dire benissimo, noi una passeggiata ti diamo lo spunto, per quanto riguarda il resto ritornateci con le nostre famiglie. 800 le persone che hanno partecipato all'evento, a questo momento di socialità, sono arrivati da tutto il Veneto. Noi siamo un'azienda che è situata in tutto il Veneto, invitiamo i nostri collaboratori da tutte le città del Veneto su 12 punti vendita e invitiamo tutti i nostri clienti a partecipare ogni anno a questo evento, che è molto apprezzato, mi sembra. Nelle scorse ore c'è stato un blitz della finanza in decine di esercizi commerciali ed imprese. Lavoratori in nero, blitz della finanza nell'alta padovana in ristoranti, agriturismi, cinema e aziende. Nei giorni scorsi i militari della compagnia delle Fiamme Gialle di Cittadella, in collaborazione con la direzione territoriale del lavoro di Padova, hanno effettuato 8 controlli adattati per orari alle diverse realtà imprenditoriali della zona. Manifatture, aziende metalmeccaniche, ristoranti, agriturismi e cinema, tutti presenti nei comuni dell'Alta Padovana, a Campo San Piero, Borgo Ricco, Cittadella, Piazzola sul Brenta e Piombino Dese. Più dell'80% si è concluso con la contestazione di illeciti, consentendo di individuare complessivamente 25 lavoratori completamente in nero e altri 7 assunti e retribuiti irregolarmente. La Direzione Territoriale del Lavoro di Padova ha emesso 5 provvedimenti di sospensione dell'attività in virtù delle gravi irregolarità relative alla tutela dei dipendenti nell'ambiente lavorativo, rilevate nei confronti di un ristorante annesso ad un albergo e di un negozio per bambini di Campo San Piero, di un agriturismo di Piazzola sul Brenta, di un laboratorio tessile gestito da cinesi a Piombino Dese e di un cinema nel comune di Cittadella. Nel ristorante del Campo San Pierese la situazione più grave, con 7 dipendenti, 6 italiani ed un egiziano, senza alcun tipo di documentazione che ne attestasse la regolare assunzione. Torna questa sera Focus a partire dalle 21.05 con il nostro direttore Luigi Baccialli. Ci saranno anche Maurizio Conte, Renato Boraso, Riccardo Barbisan, Damiano Gottarello, Sebastiano Casone, Patrizio Miattello e Luciano Sturaro. E anche voi telespettatori, attraverso i vostri sms, potete partecipare alla diretta. Ora vi lascio alle previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Previsioni per domani: alternanza di nuvolosità variabile e schiarite, precipitazioni in pianura e sulle prealpi, probabilità bassa per piogge locali di breve durata, a tratti con qualche rovescio o temporale, sulle Dolomiti assenti, temperature generalmente in calo rispetto a martedì, sulla pianura in aumento di notte.